Gas Lombardo è primo in potenza in Italia per potenza installata, 300 gli impianti, ne arriveranno altri 45 grazie agli incentivi. Alan Gard. Su 84 aziende che hanno chiesto gli incentivi della legge di bilancio per costruire impianti di biogas, 45 sono lombarde. Nuovi impianti che andranno ad aggiungersi agli oltre 300 già esistenti in regione. La filiera del biogas agricolo lombarda è infatti la prima in Italia per una potenza installata di oltre 250 megawatt. Dai reflui zootecnici e dalle biomasse si produce energia. Il grosso vantaggio dell'inserire il digestore anaerobico in un'azienda agricola è che cambia il modello di produzione portandolo più circolare. Noi riusciamo a valorizzare tutti quelli che sono i sottoprodotti, gli scarti di produzione, come gli effluenti zootecnici e i sottoprodotti della nostra attività. In più, siccome abbiamo a valle del processo un fertilizzante organico che è digestato, torniamo a intensificare l'uso del suolo. E grazie ai progressi della tecnologia, gli impianti di biogas potranno essere convertiti in biometano con una maggiore efficienza. La tecnologia del biometano invece consente di aumentare questa efficienza addirittura raddoppiando il valore, oltre al fatto di destinare questo prezioso combustibile che è il biometano, quindi un combustibile rinnovabile, totalmente rinnovabile, anche degli consumi specifici come gli autotrasporti. A settembre chiuderà invece il bando della regione, 8 milioni per le aziende agricole lombarde che vogliono investire in produzione di energia da fonti rinnovabili come il biogas e il biometano. Sono saliti.